a tutti cari amici di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. E fan degli amici e delle amiche di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. E lottatori e lottatrici fan di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. E collezionisti e collezioniste dei fan di The Abusive Game e di WorldofWrestling.it. Bella, collezionisti, collezionisti. Cattivo, potenza e violenza. Lo specialista Michel dell'Eremita Peppino di Italian Immortal TG e da Edo Edo. Vi diamo il benvenuto in questo nuovo e primo JMP, titolo a noi, senza l'XL, ragazzi, senza. Quindi settimana scorsa avete potuto scegliere un match che da vedere. Abbiamo preso i primi 20. No, non dire la verità, non li abbiamo ancora presi. Ecco, adesso diciamo vi spieghiamo. La verità. Ne abbiamo preso uno. Allora, ragazzi, dato che non abbiamo avuto il tempo di ritagliare i primi 200 commenti del video scorso, ecco, l'ho sorteggiato io. Esatto. Siccome è domenica pomeriggio e noi stiamo tagliando l'erba, non abbiamo avuto modo di arrotolare i commenti. Allora, dato che oggi abbiamo ancora come ospite, perché speciale, dopo che hanno tagliato l'erba se la sono anche fumata tutta. Abbiamo detto: buon TG, fai uno scroll dei commenti. Scroll. E dici quello che ti piace di più. Allora io ho fatto così, ho fatto brrr, tac, allora, e mi lui sono bloccato. Si è messo lì, ha messo gli occhiali, ha studiato tutto, ha detto io scelgo questo. E quindi vuoi dire tu già, allora, devo dire anche chi è. Allora, il fortunato amico si chiama Surreal Creeper e ha scelto Surreal Creeper e ha scelto un Elimination Chamber tra Seth Rollins, AJ Styles, vabbè, Randy Orton. No. Ah, non era Murray, scusa. Randy Orton. Triple H, WrestleMania 14. Sì. Shawn Michaels di HBK, King of the Ring 97. Undertaker, versione biker, che però infortunato verrà preso Roman Reigns. No! Verrà preso Undertaker, versione biker. Grande! Faccio partire il mess. Via, pronti via! Ricordiamo che non ci sono le entrate. Meno male. L'amico Surreal Creeper non ha scelto l'arena perché ovviamente è Elimination Chamber. Esatto. Ma si è dimenticato, secondo me, di mettere il titolo. Io l'avrei messo in palio. È bello che Peppino e Edo stanno confabulando tra di loro, capisci? Ah sì, così. Esatto. Allora ragazzi, io devo dire un'altra cosa molto importante. Domani vedrete uno dei match che abbiamo visto e commentato allo show della Rising Sun e della FCW Bro Together. Quello dell'11 giugno. Esatto. Quindi mentre domani 13:30 uno dei match. Poi ne arriveranno altri, eh. Però e cogliamo l'occasione per invitarvi sabato 9 a Pero, dove c'è stato già lo spettacolo di Bro Together. Ci sarà Summer Clash 2016, lo spettacolo FCW. Ci sono una fracca di stranieri, ragazzi, sono 9-10 stranieri. Sono arrivati extra ce l'hanno il permesso di soggiorno. Sì, che però poi ha anche dei problemi. E niente, ma io al commento, così, commento come sempre, gli Abusive Game. Esatto. E vi aspettiamo numerosi, quindi guardate il match di Bro Together e scoprite che cosa vi perdereste a non venire a vederci. Guardiamo che sono partiti Randy Orton e Seth Rollins. Allora, non perdiamo tempo, pronostici subito. Chi vince, Edo Edo? Secondo me, il mio pronostico è o di Randy Orton o AJ Styles. Ok. Uno devi dire, scegli. Uno. Allora, Randy Orton. Bene. Bravo. Peppino, secondo te chi vince? Io ero in dubbio anch'io tra Randy Orton o Undertaker Biker, ma dico Undertaker perché Randy Orton ha detto già lui. Io avrei detto Seth Rollins, ma è entrato per primo e non vincerà mai, e vado con AJ Styles. Jack? Volevo dire Undertaker Biker, l'ha detto Peppino, quindi vorrei cambiare e ti dico Triple H. Triple H, quindi manca solo Seth Rollins e Shawn Michaels. Io dico Shawn Michaels. Io dico Shawn Michaels. E alla fine siamo in 5. L'unico che non abbiamo detto vincerà. Esatto, che è Seth Rollins. Che è Seth Rollins. Intanto vediamo AJ. È entrato AJ Styles. Secondo me vince Randy Orton. Però io tengo o per Seth Rollins o AJ Styles. Ah, bene.
Io invece tengo per l'Undertaker, ma vincerà l'Undertaker. Io tengo famiglia. Io tengo Bottiglia invece per ammazzare tutta famiglia. Ma non per ammazzare il tempo. Anche. No, io tengo un pendolo per ammazzare il tempo. È vero. Tanto vediamo, dai, diciamo due parole su quello che sta succedendo. Molto combattuto il match. Randy Orton va con un vertical suplex. Randy Orton che dovrebbe tornare per la Road to SummerSlam. È già stata ufficializzata la data di ritorno in un house show. Ma alla fine ho visto che hanno riammesso Triple Jerry Lawler. Già. Sì, no. Probabilmente aveva ragione di tutto quello che era successo. Ma Edo, io che non mi ricordo, in Elimination Chamber basta eliminarne uno o hanno eliminati tutti? Vanno eliminati tutti. Tutti. Ok. Ho chiesto Edo. Esatto. Allora, vedi che io sono stato zitto, ho chiesto Edo. Michelle, ma perché Triple H ha i capelli verdi? Perché è nella opzione della DX. Ma anche i capelli a verdi? Probabilmente si è appoggiato alle ginocchiere. Chi è l'arbitro? Jim Walsh? Ma la lana? No. Ah, no, quello ma la lana? Arbitro dell'FC. Ma la lana scalda? Ricordiamo anche che un amico a casa ci sta dando sotto, creando il... Oh, ringraziamolo, sta creando una famiglia. Creando la... Creando Malalana all'arbitro. No. Anche, forse, se vuole creare. Quello lo crea d'inverno, adesso... Undertaker Biker. Sì. Veramente, quello lo creano le pecore. Malalana lo creano le pecore. Però... È arrivato, per fare la lana ci voglio le pecore, per fare la lana per fare le pecore ci vuole. Ci vuole l'app della vittoria che sta giocando col farm qualche cosa. Sono entrati tutti? No, manca Shawn Michaels, che è quello che vincerà. Tanto l'Undertaker è a terra, chissà come mai. C'ha problemi alle ginocchia, c'ha le gambe che gli fanno Giacomo Vorrei far notare, scusatemi. Fanno Giacomo Giglio. Con calma. Vorrei far notare le entrate come sono state, da destra in senso orario. Esatto, perché è sempre così. Sì. Quindi non c'è casualità. Ecco, un'altra cosa che vorrei nel nuovo gioco WWE, magari mettere le entrate un attimino più... No, o magari poter scegliere l'ordine. No, poter scegliere si può scegliere. Però se le fai casuali, che sia casuale, non in fila, che parte da qua, arriva di là. Ma io non lo sapevo, ho scelto Shawn Michaels, guarda. Ma quanto rivorreste per un'unica volta Undertaker Biker? Io? Ma non solo per la domanda, ma anche l'età. Quanto vorreste rispondere io? Non ha senso. No, no, ma anche non solo per una volta. Io vorrei combattere una volta all'anno. Ma nella condizione atletica dell'Undertaker Biker vorrei togliergli 10 anni io all'Undertaker. Sì. Facciamo poi datemelo pure con... Deadman. Lo facciamo entrare moto, con la moto. Ma di nome di fatto fra un po' Deadman. Sì. Lo facciamo entrare con la moto con le rotelle. Sì. E comunque non si è più sentito niente riguardo l'Undertaker. Dopo che ha detto a Vince McMahon che non vuole più lottare. Ah, vabbè, mi pare strano così in sordina. Non sì, una ma forse uno che fa 30 match al mese, ne fa uno all'anno comunque. No, ne fa uno ma forse all'anno, è proprio quello il problema. Tu Giacomo, che sei un wrestler, è meglio fare più match in un anno o fare uno, due match in Oddio, un anno? Allora, se sei un wrestler e non hai grossi problemi di infortuni, più sei abituato parlando a star sul di Undertaker che c'ha 50 anni è meglio parlando, tenersi un po' allenato anche, sul ring anche. O fare un match così all'anno? Allora dipende da come sta, se sta bene da poter fare un match, ovviamente non al top del top, ma un match è meglio essere, insomma, magari ti fai big four, tanto per dire, no? Perché farne uno all'anno comunque non perdi proprio la chemistry del ring, no, perdi il ritmo. Due, tre quasi stavano eliminando. Per quello riguardante, quanto è realmente infortunato? Cioè quanto è realmente acciaccato a tal punto da non lottare più? O quanto vuole... Secondo me la domanda giusta da fare è quanto non ha più voglia di fare niente? No, quanto vuol dare pile driver, mosse che non si può più fare? Mamma mia! Quanto vuole... La saga dei pile driver. Esatto, ma anche dal paletto. Quanto si vuol dare più schienamento? Quanto si vuol dare value al match che fa lui?
no? Quindi perché Undertaker ha fatto l'ultima rivalità con Lesnar, vedete che avete fatto sia WrestleMania, Summers e così, e magari perde value questa cosa qua, cioè era perché era Taker Lesnar, no? Se magari lo vedi tutti i mesi sapendo che Taker non può più fare numeri eccezionali per via dell'età, magari combatte meno. Il fatto di scomparire così senza una roba in pompa magna, dato che lui già solo d'ingresso è in pompa magna, penso che non sia giusto. Quindi il problema principale sono gli infortuni che si porta dietro. Sì, secondo me è quello, ma si vede, cioè ci sono altri cinquantenni che sono invecchiati in meglio di Undertaker. Rimanendo in tema, allora io vorrei farvi notare Kane, che ha detto che sta è ancora presto per il suo ritiro, vuole continuare ad andare avanti perché non ha sta troppo infortuni. Bene, si diverte troppo e quindi rimarrà ancora per un bel po'. Secondo me un altro grave problema dell'Undertaker è il fatto che non riescono a trovargli una storyline decente, perché sì. Io vi ricordo che ha sconfitto Shane. E nonostante tutto, da quel giorno Shane è diventato comandante sia di Raw che di SmackDown. Sì, nonostante non dovesse più comparire su un ring, esatto, che aveva perso con l'Undertaker. Cioè, avrebbe dovuto comparire l'Undertaker e dire: guarda, bravo, mi hai battuto, comanda lo stesso. Bah. No, perché è passato Undertaker quasi per il dicendo che era l'arma di Vince McMahon. Esattamente. È orribile, l'avevano gestita malissimo. Una storyline incredibilmente brutta. C'è un casino incredibile. Si stanno crepando di mazzata. Parliamo un po' con gergo tecnico. Pupà. Esatto. E trick e track e trick e track e trick. Bravo. No, non ho sentito. Aspetta, non va bene. E trick e track e trick e track e trick. Volume. Trick e track. Voglio volume. No, dai. L'altra volta Anna Oxa. Comunque è un match molto combattuto, Si stanno buttando le botte. Guardate che bella treccia che c'è Undertaker. Undertaker con la treccia di Heyman. Quando c'è. No, la treccia dietro. Va anche con un belly to back. Belly to back dalla paletto. Qua si stanno veramente. Ma arbitro, però dai, l'arbitro è c'ha un campo comunque. Pinnalo. Sì, hai scelto tutti io, questo utente, hai scelto tutti io Totoro livello sopra 91, voglio dire. Chiamo l'archeo Triple H, ragazzi. Perché? Non sto scherzando, sta aspettando che Randy Orton si alzi, ma sembra morto. Sta intanto balla. Sta fluttuando. È un bug. Sta fluttuando nell'aria. È un Bugs Bunny. Sciolgo le tre sui cavalli, corrono. Randy Orton le gambe eleganti, danzano. Balla con me, balla. Ha caricato il nulla per guarda sto gioco che bugga fino a che. Faceva prima a schienarlo, però ancora Triple H ci prova. Pedigree! Sangue! Randy Orton sanguina! E oggi siamo al delirio più totale! E sotto per 10! 1! 2! E no! No, era fuori! Ragazzi, vi ricordiamo che oggi siamo in tanti e siamo anche in compagnia... Sì, chissà cosa pensa di Alberto Delirio! Anche Triple H sanguina! Guarda, ma perché l'Avis non va mai da quelle parti lì, che ne raccoglierebbe a flotte di sangue? Nel prossimo gioco credo lo metta. Che succede? Triple H. Andate che tenta lo schieramento. Niente. Sì, però l'arbitro che vede dopo due ore che ha schierato non è che... E ragazzi, guardando la tabella dei pay per view, l'Elimination Chamber non è presente. Nonostante facciano un pay per view. Calcio leggendario! Calcio leggendario di Randy Orton. Uno, due e tre! Oh, è l'unico che non abbiamo scelto. Allora, cioè, siamo degli intenditori. Anche perché era il primo. Allora, uno di noi vince. Che c'è dalla parte sbagliata? Uno di noi, soltanto uno. Guarda come sparisce. E non c'è più. Nessuno li ha aperto. E adesso vediamo se può comparire di là, perché non c'è più, Oh my gosh. Powerbomb! Last ride powerbomb. L'ultima corsa per HBK. Sì, credo ci sia. Sei stanco. Uno, veloce. Due. Due! Perché io ho fatto Shawn Michael vincere. La resistenza di Shawn Michael. Randy Orton schiena Triple H. Ma perché prima dell'uno sta su 3 ore fermo con la mano, ste arbitro? Perché
Ah, è arbitro piglia mosca. Infatti. Io mi ricordo che l'arbitro è Alberto Lolli. Non del Rio. Non è... Alberto Lolli. Era Edoardo meglio Lolli. Malalana. È Malalana. Edoardo Lolli. Stavo pensando a Alberto del Rio. Quella butterfly. Alberto Lolli. E lui mi dice anche di sì, tra l'altro. No, è la fusione tra Edoardo Lolli e Alberto Delirio, capisci? No, è la fusione tra Alberto e... Umberto è quello. Cannone. Siamo il delirio. Cannone. Spinelli, Zoccola, eccetera, basta, eccetera. Parafulmine ammirevole. Umberto. Smaila. Comunque, stavo dicendo, riguardo all'Elimination Chamber. Anche con Umberto Smaila io te. I gatti. I gatti, come no? Miau. Gatti di Vico dei Miracoli. Vicolo Miracoli. HBK. HBK. Mini Salerno. Mini Salerno e Paolo Pini. Stai Clash. Dai, no, Triple H, sotto. Uno, Triple due, tre. Uno. Gli conta sulla faccia, gli conta sulla faccia. Ci credo. Chi aveva detto Triple H? Va bene. Ciao, già, non sei capace. Dai. Esce dalla parte giusta e scompare. Almeno lui è uscito dalla parte giusta. Prova! Non me la ricordo. Comunque, stavo dicendo, e volevo dire a Giacomo, cosa ne pensi dei pay per view? Hanno fatto i pay per view monobrand. E non ci sarà neanche l'Elimination Chamber, a meno che lo aggiungano. Ma allora, l'Elimination Chamber credo che non sia per un motivo di costo di muovere quella struttura, era già uscita. Ma io non so se ci credo molto. Poi se vogliono lo fanno. Sul pay per view monobrand, io credo che i pay per view monobrand, cioè quelli che saranno di Umbreso, se gestiti bene possono essere un'arma molto positiva per gestire meglio le storyline. Ti dirò però. Però se gestito male, se è gestito bene è bello. Però il problema è gestirlo Giacomo, bene. Giacomo, i pay per view monobrand, facevi una bella puntata di Raw o di SmackDown, non c'era bisogno di caricare ogni 15 giorni un pay per view. Anzi, a proposito di pay-per-view, sono inutili. Ma no, mi sembra che sono 15 in tutto l'anno però pay per view. Ma io ho guardato la Ma sono 30 pay per view, dai. No, non passano, ci sono alcuni che passano soltanto due settimane tra uno e l'altro. Sì, per sì, me è eccessivo. Snap suplex di AJ Styles. Follow Slam. Due. No. SBK non molla, Calma, vince. Comunque, volevo dire a proposito dei pay per view. Tra poche settimane, tra pochi giorni, ci sarà Battleground. Allora noi faremo questa è importante, ragazzi. Sì, noi dovremmo fare il pre-show di Battleground, ma probabilmente quella settimana lì non riusciremo a farlo. Quella settimana lì probabilmente non ci sarà neanche un video, perché io sarò in vacanza e quindi non... Secondo me lui è l'unico che fa l'editing. Colui che aveva detto no, non andiamo in vacanza. È molto probabile che quella settimana ci saranno dei video, ma sulla pagina Facebook. Faremo probabilmente delle dirette io e Pepino. No, le farà. Dai, che vai, merita il 3. No, AJ. 1, 2, se ne vai, AJ Styles. Ma grande, merita la vittoria. Mamma mia, complimenti. Merita la vittoria, Una switch in musica. Sparisce dalla parte sbagliata. Non guardare male, vai fuori dai coglioni. Quindi, dai. Ragazzi, 80%. Adesso do i numeri. 80%. Oh, dai, coglioni. Fuori. TG, no, c'è il TG. TG, 80% non ci saranno 80%? Video quella settimana lì. Non ci saranno video quella settimana. No, sì, 80%. 80%, 8.000. 80%, 8.000. Ora rispondi, no? Undertaker, dai, dai, fuori dai coglioni di Orton. Chi aveva detto, Orton? Io sono con Orton perché è il primo che è entrato. Io sono, se la giocheranno Orton e Taker. No, sarà Taker. Visto che non ce l'ho più, anch'io. Potrò fare per uno. Non ce l'hai più? Basta, ma scusa, sono già alleati. E anche quando ce l'ho non lo uso. Ecco, che cos'è? Il cognome, no? Che fa andare la filanda, la gente si domanda cos'è. Comunque bellissimo match, questo titolo a noi ritorna. Giacomo, io ti volevo chiedere, Berlusconi ce l'ha lungo e il Papa ce l'ha ma non lo usa, che cos'è? E c'era anche quello Fini ce l'ha corto. Fini ce l'ha corto, non mi veniva. Undertaker, ragazzi. La camminata sulle corde. Rock the Walk.
Adesso si fermano a guardarsi un attimo. Archeio dal nulla! Archeio dal nulla! No, no, lasciati fare il lavoro sporco. Due! Grande Gigi! Archeio dal nulla! Archeio dal nulla! Fagliela! Dai, calmo. Stai buono, Nardo. Stai buono. Credo che. Eccola! Non dal nulla perché è chiamatissima, però. Ma l'ho prevista, dai. Anche è sotto per 10! Pinnalo! È sotto per 10! No! Uno! No! Due! No! E tre! È la prima volta che amore! Tra me e te, caro ragazzo mio! E i due ospiti! Vai! Uno! Due! No! No! Niente, io resto per Randy Orton allora! Randy Orton sta in linea! Vai! Vai! Non ci incisci! Randy Orton sta in linea e fa le gambe! Tre! Però l'ha preso male! Tre! Pinnalo! Ma dai! Va giusto! Apro sangue! Taglio da punti! E una switching music sarebbe devastante! Archeio dal nulla e vince Randy! Uno, ma due, dai, tre! Tre! Uno, no, due, credo chiuda. Se perde così veramente. Dai, chiama sta finisher se devi chiudere, perché non vale. HBK non strappare i capelli. HBK comunque è favorito, perché la sua mossa finale della switch music va a colpire proprio la testa. Al mento. È danneggiato parecchio Randy Orton alla testa, sanguina, quindi. Allora? Sanguina o sanguina? Anche l'archeo può fare. Lo so. Dan Peterson diceva sanguina. Anzi, dirò, basterebbe un roll up da parte di HBK. Per Dan Peterson, che male. Che l'ha sentita anche Jack, questo ciop qua, guarda. E ha quasi ancora il segno. Chi, Dan Peterson? No, Jack. Ricordiamo quando parlava di Bushwhacker, diceva che erano loro. Prima erano gli shipper, che erano i pastori, coloro che sparano da dietro la cespuglia. The Bushwhacker. Peppino resta in camera. Se proprio devi andare, vai in soggiorno. Ma siccome siamo in tanti, parla guardando il match. Che così almeno segui anche il match. Sì, ma mi viene il torcicollo perché siccome io sono girato verso di lì. Perché lui è in curva. Devo fare come l'esorcista. Okay. Allora, per oggi, sei scusato. Attenzione, cosa vuole fare Randy Orton? Cosa vuol fare Randy Orton? Dillo. Mi ha preso. No, HBK vince. No, vince. No. Vai Randy, anche io dal nulla. Sembrava che facevi il tifo per Randy Orton. Vince Randy K. Va dai, perdi tempo ancora un po', eh. O HB Orton. Questo mi ricorda il famoso video in cui c'era stato detto HBK e poi è stato trasformato in Triple H. Ma chissà come mai. E abbiamo riso inutilmente. E io avevo capito giusto, HBK. Sì. Non so perché Randy Orton sta cincischiando. Io non so come possa non vada! Svenire. Vada! Vada, non cincischi! Non ha più piastrine Randy Orton. Sì, perché non è, perché non è stato nell'esercito lui, non ce le ha le piastrine. Ha fatto mica anche De Marine. No. È vero, ha fatto De Marine, non mi ricordo più. Marine 2 o 3, credo. Ha fatto il Marine? E poi l'altro l'ha fatto The Miz, l'ultimo adesso. The Miz. Vuoi fare un comeback? Shawn Michaels fa tutto. Non mi ero neanche accorto che era un mese che non c'era The Miz. È andato con Luca. È andato. The Marine. The Marine. Ciao Luca The Marine. Lo vuole aprire. HBK in difficoltà, ragazzi, Super, vuoi fare un reverse almeno? No. No, adesso sta subendo subito lo schieramento. Uno, due, dai, e gli trapassa il braccio, solo quanto mi trapassa l'uovo. Ma... Oh! Dai, Archeoli, dai. Randy Orton si è ripreso. Cosa fai, Gino? Questa è la mossa che fa malissimo. Sì, lo spezza polpastrelli. E poi c'era il famoso arm drag. L'arm drag, il trick e ballacche. Trick e track. Mosega. Vai Sean Mosega. Switch music. È il tuo momento. Switch Mosega. È finita. Vai Sean Mosega. Che io dal nulla. Si conclude il match, è finita. Attenzione. Sarebbe finito il match. Che cavolo! Alla cincischiata. Super mossa dal paletto. Super Mario Bros. Vai l'archeo. O Super Mario Balotelli.
Perché non fa l'archeo? Superplex e va, no, tutti sì, a casa. Mamma, no, butta la pasta. Non è finita. Non è finita. Dovrebbe schienare subito. Schiena 1, 2, 3. No! Leg drop, leg drop. Archeo, no, archeo. Scusate. Niente. Lo rialza. Allora lo vuole perdere. Archeo, archeo. Stiamo aspettando quella. Caspita, falla. Peppino, Pam, switch music. Eh no, deve farla. Archeo. Quella. Adesso alzati e fagliela fino alla 1, 2, 3, è già sotto per cento. Perché perdi tempo? Non so, vuole fare qualcosa ma non riesce a farlo. Ma che non farla, fai l'archeo, dai. Perché? C'era una piastrina avanzata. Vuole schienare proprio, eh. Oh. E adesso lo schieni. Sì, ma con dei pugni non vai a vincere sicuramente. E la sei fatta sotto. Sì, Edo, qua. Guarda. Tu il pronostici va. Che lo gira, lo rigira. Mi sta prendendo due aggetti che non diventano dispari. La gira era. Lo sta impanando lato per lato. Archeo, vai, alzati. E Ale, dai, sotto per cento, fai la flying elbow. No, Archeo. Eccolo, guardalo, guardalo. Dai, guardalo. Pam. Archeo adesso. Adesso qui Randy Orton ci riprende. Sì, che forse di chiamarla non la farà mai. No, no, reverse. No. Pam. Vabbè. Ma perché? È stanco adesso. Beh, aspetta che monto. Vai! Ma fai la. Sì! Sì, per spuditi! Sangue! Oh. E adesso, vai, signori! Si guarda in giro! Prima dello svenimento! No! No! Doveva fare l'archivio. Uno! Prova uno! Due! Sì! E tre! Ma dai! Sì! Non è possibile! Silver Spugliti, Randy Orton sconfigge HBK, incredibile! Ma ci sta, ragazzi! Era sul ring da numero uno, Randy Orton, incredibile! Gran bel match! È stato il primo, lui che zanzeria! Salutiamo! E quale metodo? Salutate Duelo perché non lo vedete più, sta ridendo! Non si ride! E quale match migliore per iniziare il nostro nuovo Ditelo a Noi? Mica? Gran bel match, eh. Salutiamo. No, è un match orribile. Doveva vincere Shawn Michaels, era un gran bel match. Allora doveva vincere anche l'Undertaker. Saluta che l'hai scelto. Surreal Creep, gran bel match. Il finale un po' che non sono d'accordo, ma va bene. No, no, bellissimo anche il finale. Ti ha parlato. Ci ha fatto sudare, però. Adesso non so se si può. Magari si può, ma si può mettere il titolo nella Elimination Chamber. Io avrei messo in palio il titolo, sarebbe stato fantastico. Ah, non c'è scritto, non ha scritto per un titolo. Non c'è scritto. Detto quindi, io. Ragazzi, quindi non è XL, quindi sbriga. Quindi, cari amici, non cincischi. Tutto. Io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook e se avete trovato un calo di circa 100 iscritti sul canale YouTube è perché Google stessa ha chiuso gli account inattivi, quindi non preoccupatevi. Io vi ricordo sempre, sosteniamo il buon wrestling italiano anche d'estate, anche in piscina, anche al mare, e se avete notato un calo nella mia losca figura è perché ho iniziato a mangiare di meno. E io invece vi ricordo, appunto, ritornando a quello che ha detto Pepino, di venirci a vedere sabato 9 luglio a Pero Piazza Marconi. Lo spettacolo è Summer Clash 2016. Tanti italiani, tanti lottatori stranieri e europei. E al commento gli Abusive Games! E se avete notato un calo della sua vista è perché ha iniziato a allenarsi molto. Edo, ricordaci per cortesia dove compri le tue action figure. Al Wrestling Store di Giacomo. Resort di Milano in via Lepontina 11. Tante novità in arrivo prima delle vacanze. Perché io sarò quasi sempre aperto. Perché vogliamo ricordare che quel ragazzino qua è uno dei maggiori fan e sostenitori di action figure della WWE. Che ne ha ben 304 action figure. E non solo, perché ha anche tanta altra roba riguardante la WWE. Ma allora, qualche enciclopedie. Cosa: enciclopedie, guide, la chitarra di Jeff Jarrett, l'urna di Undertaker. Un attimo, hai la chitarra di Jeff Jarrett? Sì. Da tantissime cose che. Tutte le cinture giocattolo. Cioè, Mister WWE. Quanti ring hai? Quanti ring hai? Quattro ring. Potremmo fare un ring unico di 16 lati.
Questo potrebbe essere un parente di Vince McMahon. Un esagono. Quindi un sedicagono. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con il bellissimo match della FCW. Lo scoprirete domani di che match si tratta. Il match dello show per FCW Assemble Together. A vostra scelta. Per oggi è tutto. Dall'artefice Jack. Dallo specialista Michel. Dall'eremita Peppino. Dall'Italia Immortal TG. E da Edo. Alla prossima. Allo spazio, Edo. Ciao. Ciao.